Ciao ragazzi e buonasera a tutti. Allora, in relazione, diciamo, a quanto detto da Marco nel precedente video, quest'oggi con questo video voglio appunto parlarvi di quanto è accaduto stamane in casa Inter. Allora, dell'Inter appunto ha diramato stamane un comunicato il quale sosteneva la presenza, in quale confermava la presenza in panchina di Antonio Conte nella prossima stagione. Ma andiamo in ordine. L'Inter dirama, sempre sul proprio sito ufficiale, un altro comunicato, tutto questo però ieri pomeriggio in tarda serata, il quale appunto annunciava l'esonero dell'Inter, l'esonero da parte dell'Inter di Luciano Spalletti. Spalletti che dunque lascia i nerazzurri dopo 2 anni e 2 piazzamenti Champions. Leggendo i vari commenti di tifosi interisti sull'operato di Luciano Spalletti non possono che essere soddisfatti perché, se non sbaglio, Luciano Spalletti è stato l'unico allenatore che in 2 anni ha fatto qualificare l'Inter in Champions dopo l'Inter del triplete, e quindi non è assolutamente cosa da poco, anche in relazione al fatto che comunque dal 2010 ad oggi l'Inter non è che si sia grattata il pancino dal punto di vista di acquisti di giocatori, cioè, nel senso, l'Inter è sempre stata una squadra che ha investito tanto, non solo dal punto di vista di budget, quindi dell'acquisto di un giocatore vero e proprio, ma anche dal punto di vista di ingaggi che propone ai propri giocatori. Quindi assolutamente il lavoro di Luciano Spalletti non è da sottovalutare. Però con questo video non voglio parlare di Spalletti perché già ne ha parlato Marco, ma con questo video appunto vi voglio parlare di Antonio Conte. Antonio Conte che dunque firma un contratto triennale da 9 milioni netti a stagione, 9 milioni che potrebbero diventare 12 qualora lui e la squadra raggiungessero obiettivi disegnati, non so onestamente quali possano essere. Quindi insomma un contratto bello importante, bello proficuo. Antonio Conte è un allenatore che per caratteristiche, diciamo, l'abbiamo conosciuto alla Juve e l'abbiamo conosciuto in Italia, con la Nazionale 2016 e soprattutto al Chelsea. Insomma, ha carisma, ha personalità, ha grinta. Ed è un grande lavoratore perché riesce a far uscire il meglio dai propri giocatori e li riesce a motivare e, diciamo, non pone limiti alla propria squadra. Cioè, nel senso, quando la squadra, lo spogliatoio segue Antonio Conte, quella squadra, quella società, diciamo, riesce sempre a raggiungere un obiettivo, un qualcosa di importante. Perché appunto ce l'ha nel DNA, come caratteristiche. Antonio Conte riesce sempre a dare il meglio ai propri giocatori. L'abbiamo visto nella Juve, ripeto, nella Nazionale, che nel 2016 fece un grandissimo europeo. Ma non ci dimentichiamo che dopo l'europeo del 2016 Antonio Conte va in Inghilterra, va ad allenare il Chelsea e al primo anno in Inghilterra vince il campionato, quindi non è assolutamente una cosa da sottovalutare, ecco. Non vi voglio ancora parlare di formazione perché la formazione ideale non solo dell'Inter ma anche di altre squadre sarà argomento di prossimi video che faremo, che gireremo, però una cosa, diciamo, la voglio dire. Sicuramente con Antonio Conte l'Inter sarà, che è sempre stata sulla carta una squadra importante dal punto di vista di giocatori, di organico, ma anche di società. Sicuramente, dicevo, con Antonio Conte ne vedremo delle belle, perché se quest'anno il Napoli, e parlo di me perché sono un tifoso del Napoli, ha avuto un secondo posto facile facile, perché appunto a tratti nella stagione il Napoli aveva quasi più di 10 punti di vantaggio dall'Inter. Sicuramente l'anno prossimo non sarà così.
per gli stessi motivi per i quali, con i quali ho commentato Antonio Conte come persona, ovvero se la squadra ascolta Antonio Conte, questi ultimi riescono a dare il massimo di loro stessi, quindi per la stagione 2019-2020 ne vedremo delle belle. Detto questo, ragazzi, io vi saluto e ci vediamo al prossimo video.